Buon pomeriggio a tutti, grazie innanzitutto per averci permesso di partecipare a questo bel evento. Siamo qui per presentare questo signore qui che si chiama Docker Security Playground, che è una piattaforma orientata a microservizi che ci permette la realizzazione di scenari di attacco su infrastrutture di rete che sono virtualizzate. Io mi presento, sono il secondo di questi due, Francesco Caturano, sono dottorando presso l'Università Federico II di Napoli e secondo sia per età, perché sono più giovane, ma anche perché sono saltato a bordo del progetto un po' più tardi. Lui che parlerà dopo, che è Gaetano Perrone, in realtà l'ideatore e star della presentazione. Di cosa parliamo? Si fa un gran parlare chiaramente di cyber security, il termine non ci piace spesso perché è un po' troppo generico, amiamo piuttosto parlare di network security, quindi diciamo mettere in protezione sia sistemi sia tutta quella infrastruttura che poi permette l'accesso ai servizi, e poi parliamo molto di tecniche di virtualizzazione facendo riferimento a quelle un po' più giovani, quelle un po' più light, leggere, in particolare con riferimento a Docker. Il contributo che diamo appunto è la creazione di una piattaforma a cui diamo un'accezione fortemente legata allo studio delle problematiche di sicurezza internet, e il contributo arriva appunto da un approccio che è quello con cui noi facciamo sempre le cose, molto sperimentale, molto hands on, e appunto cerchiamo di comunicare l'entusiasmo che abbiamo per questa piattaforma che è Docker. Perché è importante studiare network security? Per molte figure nell'ambito del consulting, della sicurezza. In qualche modo noi, nella nostra modestia, ci ritroviamo nelle nostre attività a diciamo, svolgere ciascuno di questi ruoli, quello di sviluppatori, quello di penetration tester e di amministratori di sistemi. Il problema è che se vogliamo farlo, e certamente non devo spiegarlo in questa sede, se vogliamo farlo andando a utilizzare diciamo infrastrutture di rete reali, rischiamo di fare la fine di questo signore qui, che il povero Kevin Condor Mitnick, diciamo che ha passato buona parte della sua vita ad essere rincorso dalle diciamo autorità giudiziarie, difendendosi anche diciamo con spesso un punto che aveva un senso, che sostanzialmente lui andava a effettuare un test che alla fine esponeva quelle che erano le vulnerabilità di sistemi piuttosto complessi. Quindi cosa impariamo da questa esperienza? Un approccio, quello cioè dell'ethical hacking, vale a dire cerchiamo di riportare quell'esperienza del penetration testing, del vulnerability assessment, però su quelle che sono delle infrastrutture di rete virtualizzate, che quindi rappresentano una vera e propria diciamo, arma, un vero e proprio armamento che però è caricato a salve. Docker Security Playground diventa quindi un sistema che permette la creazione e la gestione di infrastrutture di rete che sono virtuali, a cui noi diamo un'accezione fortemente legata allo studio della sicurezza internet. In che modo? Sviluppando un insieme di laboratori, ciascuno dei quali è concentrato su un aspetto specifico di sicurezza, sono pubblicamente disponibili in internet, cioè sono diciamo, condivisibili con una comunità chiaramente open source, e che si basano su una convenzione che diciamo, abbiamo introdotto noi e che descriverò brevemente in una delle slide successive. Quali sono gli obiettivi? Abbiamo detto studiare la sicurezza internet, in qualche modo ciascuno di questi requisiti noi lo ricopriamo nelle nostre attività quotidiane. Quindi oltre che studiare la sicurezza, quindi introdurre i beginner no? allo studio della sicurezza, lo utilizziamo per esempio nel corso di Network Security che viene tenuto dal nostro advisor Simon Pietro Romano presso la Federico II di Napoli, e per simulare sicuramente poi scenari di attacco più complessi e poi effettivamente sperimentare con mano delle soluzioni innovative. E grazie alla piattaforma che è quella di virtualizzazione leggera Docker, in effetti abbattiamo molti dei costi, diciamo così, della pesantezza che ci porterebbe dietro l'uso della virtualizzazione classica a macchine virtuali. Quali sono i mattoncini su cui si forma Docker Security Playground? Alla fine diventa una piattaforma che permette di creare attraverso un'interfaccia drag and drop
molto semplice da utilizzare, l'output della creazione in un laboratorio è un file, che è il file Docker Compose. Docker Compose è un altro strumento che si appoggia su Docker e che permette di creare delle diciamo applicazioni multi-container. La parte fondamentale, quindi i dati su cui si diciamo, lavora l'applicazione, sono senz'altro i laboratori, ma diciamo tutto intorno c'è un insieme di immagini Docker vulnerabili che creiamo chiaramente noi ad arte e un insieme di quelli che noi chiamiamo ACTool, che alla fine sono sempre delle immagini Docker, ma rappresentano gli strumenti che l'hacker, il penetration tester, diciamo trasferiti nella forma di Docker container, può utilizzare per effettuare l'exploit o comunque il penetration test dei laboratori che vengono realizzati. Non so se avete familiarità con Docker, che ho già citato molte volte fino in questo momento. Ne potremmo parlare da molti punti di vista. Questa è una vista che ci piace particolarmente perché ci dà un po' l'idea di quelle che sono poi le attività che comunemente noi facciamo quando utilizziamo Docker, vale a dire abbiamo un client che è installato sulla nostra macchina, che comunica con un server che sta tipicamente sempre sulla nostra macchina, e le tipiche operazioni che gli chiediamo di fare, prendiamone una ad esempio, Docker run, cioè metti in esecuzione un container. Questa è una richiesta che viene effettuata al Docker server, il quale comunica appunto con un demone Docker in esecuzione costantemente sulla nostra macchina e permette di mettere in esecuzione un container. Cos'è un container? Un ambiente isolato, virtualizzato a livello di sistema operativo, quindi poi tutti i container in effetti poi quando vengono messi in esecuzione diventano dei processi all'interno del nostro sistema operativo. Cosa installo all'interno del container? E qui entra in gioco poi il paradigma di design, che è quello dei microservizi, per cui io installo all'interno di un container tutte e sole quelle funzionalità, quei componenti che permettono di realizzare un unico microservizio, funzionalità, diciamo, componenti che sono fortemente accoppiate tra di loro. Lo scheletro di tutte queste funzionalità, di questi componenti, dicevo, lo scheletro di tutti questi componenti rappresenta l'immagine del container Docker, che tipicamente può essere conservata all'interno di un registro pubblico, il Docker Hub. E questo è l'altro signore di cui parlavo prima, che è Docker Compose, che entrambi, sia Docker che Docker Compose, fanno capo a un paradigma che è quello dell'infrastructure as code, secondo il quale io faccio proprio la descrizione di un'intera infrastruttura virtuale insieme poi a, diciamo, tutta la parte di approvvigionamento, le risorse necessarie per mettere in esecuzione e gestire questa infrastruttura, scrivendo sostanzialmente del codice all'interno di un unico file. A questo punto entra poi in gioco l'accezione legata alla sicurezza che diamo allo sviluppo di questa piattaforma, ed è appunto questa convenzione, Docker Image Wrapper. Sostanzialmente, oltre alla creazione dei laboratori attraverso un'interfaccia drag and drop, che poi diventano insiemi di container che vengono messi in esecuzione e con i quali ci si può interagire attraverso un insieme di ACTools, quando vengono create le immagini, quindi ciò che io installo all'interno di un container, che devono essere vulnerabili se vogliamo creare dei laboratori vulnerabili, pensare ad esempio a delle sfide capture the flag, ho bisogno generalmente di personalizzarli. Personalizzare queste immagini significa, diciamo, fare una serie di operazioni e permettere poi che queste operazioni possano essere, diciamo, inserite direttamente da interfaccia grafica. Allora ci siamo inventati sostanzialmente questa convenzione che si basa su, diciamo, la sintassi stessa dei Docker file di Docker, che si basa sul concetto di action. Facciamo un esempio: la prima cosa che faccio quando sto sviluppando uno scenario che vuole essere, diciamo, condiviso per diventare un vero e proprio capture the flag, la prima cosa che faccio quando installo una macchina virtuale, ad esempio, nell'approccio classico, è quello di inserire il flag che poi dovrà essere catturato al termine della sfida. Questa operazione viene in qualche modo parametrizzata, diventa uno script che viene reso disponibile nell'immagine. Quando io da interfaccia grafica voglio creare in maniera interattiva questo nuovo laboratorio e voglio che sia ad esempio un futuro capture the flag, direttamente da interfaccia grafica, se l'immagine lo supporta attraverso questa convenzione, sarà possibile inserirlo in maniera molto facile, senza appunto la necessità che lo sviluppatore debba conoscere precisamente la sintassi dei Docker file.
questa è una vista, diciamo, che ci dà un po' l'idea, anche se nel corso del tempo poi si è arricchita, ci dà un po' l'idea dell'insieme delle API RESTful dell'applicazione Docker Security Playground. C'è una parte legata ad esempio ai file di configurazione, perché all'atto dell'installazione dell'applicazione sulla nostra macchina host la prima cosa che faccio è creare una cartella all'interno della quale verranno conservati tutti i laboratori che l'utente intende sviluppare. Poi c'è tutta una parte legata ai laboratori veri e propri, quindi quando io creo un laboratorio, faccio un'operazione di post, quando lo modifico, quando lo metto in esecuzione, quando vado a leggere tutte le informazioni esso legate. I laboratori, come avviene, diciamo così, la configurazione dei laboratori? Sostanzialmente ogni laboratorio è costituito da un insieme di container e da una, diciamo, infrastruttura di rete a supporto di questi container. Vediamo per esempio all'immagine successiva, per darvi un'idea, il layout tipico dell'interfaccia drag and drop. Io ho un insieme di elementi che posso, diciamo, trascinare all'interno di questo canvas bianco, posso andare a collegarli tra loro a seconda di, chiaramente, lo scenario che intendo realizzare, e poi posso entrare in un pannello di configurazione legato al singolo elemento, che poi quando il laboratorio viene messo in esecuzione diventa a tutti gli effetti un container Docker in esecuzione sulla vostra macchina. Quando vado a effettuare ad esempio la configurazione di ciascun elemento, scelgo l'immagine da installare all'interno di quel container. Ciascuno di questi laboratori poi può essere condiviso con una comunità open source. Ad esempio la cartella che dicevo prima, che viene installata sul vostro sistema, è automaticamente un Git, cioè qualcosa che può essere sincronizzato con una repository GitLab e quindi messa a disposizione della comunità open source, e quindi condivisa con qualsivoglia utente voglia importare i laboratori che voi avete sviluppato nella personale versione di Docker Security Playground. Per concludere, torno indietro, poi passo la parola a Gaetano per la parte finale della presentazione. Quali sono, diciamo, gli attori che intervengono nello sviluppo dell'applicazione? Varie figure, sicuramente gli sviluppatori, quindi coloro che mantengono il codice, tra cui appunto noi, coloro che sviluppano i laboratori, quindi che hanno competenze ad esempio nell'ambito del penetration test, nell'ambito del vulnerability assessment, e si divertono appunto nel creare dei laboratori con i quali poi si può sperimentare successivamente. Studenti, chiaramente, che utilizzano i laboratori e che ci interagiscono interattivamente, e coloro invece che sviluppano direttamente le immagini vulnerabili, quindi, diciamo, ho intenzione di sviluppare una versione di un determinato servizio che sia vulnerabile, voglio renderla disponibile attraverso un container Docker. Se conosco la sintassi dei Dockerfile, se conosco la convenzione che vi ho introdotto precedentemente, posso creare delle immagini apposite da utilizzare nella creazione dei laboratori successivi. Passo a questo punto la parola a Gaetano, che vi descriverà i laboratori che sono stati realizzati quando DSP è stato presentato nell'ambito della conferenza del Black Hat a Las Vegas nell'agosto del 2018. Grazie per l'attenzione. Salve a tutti, sono Gaetano Perrone, sviluppatore e creatore di Docker Security Playground. Cercherò di essere breve, anche perché sono da molto fastidio, sento già me. Fondamentalmente noi abbiamo realizzato questo scenario per presentare la nostra idea a Black Hat, e fortunatamente l'hanno accettata. Andò il mio professore di dottorato, anche io sono PhD alla Federico II, Simon Pietro Romano, a presentarlo. Abbiamo creato un capture the flag, forse un pochino troppo difficile in generale, che mostrasse un po' tutte le funzionalità, diciamo, di Docker Security Playground. Se vedete in questa immagine, adesso è cambiata l'interfaccia, ma in generale l'idea è la stessa. Ci sono tre macchine e l'idea era di inserire dei flag nella prima macchina, sia come utente normale, come utente root, e delle informazioni che servivano per avere accesso alla seconda macchina,
ottenere altri flag e infine, diciamo, con questi flag sfruttare delle vulnerabilità sulla terza macchina per accedere, diciamo, poi al completamento di tutta la sfida. Fondamentalmente, come è stata realizzata? Innanzitutto, diciamo, ho creato degli script all'interno di ciascuna delle macchine per ciascun servizio. La prima è un'immagine Apache, quindi diciamo lo script banalmente è un avvio del servizio Apache all'interno un'applicazione vulnerabile su una porta, diciamo, però non standard 1.2.3.4.5. E quindi, diciamo, sfruttando la vulnerabilità di local file inclusion, un attaccante poteva riuscire ad accedere alla macchina con diciamo, privilegi normali e poi riuscire a ottenere con un attacco di privilegio escalation, modificando un file di configurazione che si chiama passvd, che contiene la lista di tutte le password in Linux, saprete benissimo, che però era scrivibile da tutti gli utenti, diciamo, riuscire quindi a ottenere accesso root. In che modo? Quindi creare altre azioni che permettessero al creatore, in questo caso me, quindi di rendere modificabile un file, in questo caso passvd. Su MySQL, invece, sulla seconda macchina è stato creato, diciamo, un servizio MySQL con una vulnerabilità chiamata User Defined Function, una vulnerabilità che permette a un attaccante di riuscire praticamente a iniettare delle funzionalità che attraverso il MySQL client di interagire con, diciamo, un MySQL server e iniettare delle funzionalità che permettessero poi di accedere. Sentite così? Per farlo? No. Prova, ok. Vabbè, e quindi, diciamo, concetto di fondo è che catturando dei flag da questa parte, dalla prima macchina, dalla seconda macchina, io riuscivo a bucare la terza macchina. E ovviamente per accedere alla prima macchina avevo bisogno di un browser. Ci sono varie possibilità per accedere ad un container Docker via browser. O esponi, diciamo, la porta sul tuo host, oppure tramite VPN crei un entry point all'interno della rete, oppure che cosa puoi fare? Puoi utilizzare quello che viene chiamato in DSP un hack tool, che è praticamente un tool che gli hacker potrebbero utilizzare, che è simulato all'interno dell'infrastruttura. In questo caso, per questo laboratorio, abbiamo creato tre hack tool. Uno è Hack Browser, è un container Firefox che sta dentro la rete praticamente del, diciamo, vulnerabile. Quindi io, dentro il mio browser, navigo una particolare URL che mi fa accedere a un altro browser che è il container che sta dentro la rete, tipo Matrioska, diciamo. C'è un'immagine. È questa qua, io sono dentro il mio browser dell'host e dentro vedo praticamente un browser, che è questo qui sotto. Sto in un container che è un browser che sta dentro la rete interna, quindi è completamente un ambiente isolato. C'è un altro hack tool che è quello Kali, che contiene quasi tutte le immagini, cioè quasi tutti i tool soliti di Kali. Ovviamente è molto leggero rispetto a una distribuzione Kali, a circa 2 giga. L'idea nostra adesso è di evolvere il concetto di hack tool a quello che definiamo hack tool one-liner, cioè praticamente c'è una particolare opzione in Docker che permette di lanciare un comando, quindi avviare un container e distruggerlo subito. L'idea è di integrarlo in DSP, quindi adesso le nostre attività di sviluppo sono principalmente focalizzate in questo. E praticamente quindi dare la possibilità agli utenti di avere un insieme di hack tool da utilizzare all'interno della GUI, che uno può scegliere praticamente lanciare e poi ripristinare il sistema come era prima di lanciarlo. Attualmente gli hack tool funzionano in modalità daemon, quindi sono in esecuzione, diciamo, all'interno del proprio sistema operativo. Va bene, quindi, diciamo, questo è per esempio un altro hack tool che utilizza un servizio che fa utilizzare WebSocket per accedere a Wireshark, quindi si ha anche Wireshark all'interno dei container Docker. Con i container Docker è quasi possibile trasformare tutto attraverso un approccio a microservizi. Ok, questo, diciamo, è il link, diciamo, di Docker Security Playground, è presente su GitHub, è un progetto open source, licenza MIT.
chiunque voglia aiutarci, diciamo, a sviluppare feature, a creare laboratori, qualsiasi cosa, noi siamo felicissimi di accoglierlo. E vabbè, questo è aggiornato, no vabbè, questo saltiamo. Se avete domande, siamo qui. Grazie.